Può un piatto prendere ispirazione dal gusto della terra? Certo che può! Siete curiosi? Seguiteci! Sigla! Piccolo gioiello di terra incastonato nell'Appennino centrale, il Molise è una regione che rappresenta l'essenza autentica delle bellezze made in Italy, come le sue tradizioni culinarie, variegate e uniche, che da Campobasso a Isernia vengono custodite di generazione in generazione e che valorizzano i prodotti che questo territorio generosamente offre con la sua tipicità e genuinità. Bentornati a Gustibus! Come avrete capito dalla nostra copertina, oggi la puntata è dedicata al Molise, una regione tanto piccola quanto ricca di tradizioni e di leccornie gastronomiche. Ma poi verrà a trovarci un ospite speciale per parlarci del cibo che consumiamo a 10.000 metri d'altitudine, quando viaggiamo praticamente in aereo. E come sempre incontreremo la nostra Maria Cassano, biologa nutrizionista, alla quale abbiamo chiesto di darci qualche consiglio su come prepararci alla bella stagione. Ma è arrivato il momento di conoscere la chef a cui abbiamo affidato l'interpretazione del Molise, la regione protagonista della nostra puntata. Io l'ho già conosciuta ed è un vero talento. Signore e signori, Simona De Castro! Molisana Doc Simona De Castro, premiata agli Chef Awards 2017, si distingue per una costante ricerca di equilibrio tra innovazione e tradizione. Nel suo ristorante Monticelli Saperi e Sapori, che da Campobasso l'ha portata a distinguersi tra le eccellenze italiane, Simona pesca a piene mani nella cucina popolare, rivisitandola e confermando il Molise terra di talenti, in grado di raggiungere vette nazionali e internazionali. Benvenuta Simona nella nostra cucina, ciao! Ciao, grazie per avermi invitata. Grazie a te per essere venuta. Tu non solo sei una chef donna, e la cosa mi fa un gran piacere, ma sei la chef donna migliore dell'anno secondo i giudici dello Chef Awards 2017. E quindi hai una grossa responsabilità, quella di raccontarci la tua splendida regione attraverso un piatto. Che cosa ci hai portato? Allora, oggi cucinerò per voi un tartufotto su una crema di caciocavallo podolico. Mi racconta un po' la mia che terra. Buono. Infatti, le tue tradizioni, le tue eccellenze gastronomiche. E allora, prendete carta e penna, sono molto curiosa del tuo piatto. Siamo pronti per dare la lista degli ingredienti. Andiamo! Per il tartufino di patate, 400 g di patate di San Biase, 25 g di pecorino di montagna, 30 g di tartufo, un uovo, una scamorza passita, una foglia d'alloro, un rametto di rosmarino, timo, sale e seme di papavero. Per la spugna i funghi porcini, 15 g di funghi secchi, 50 g di tartufo, 120 ml di acqua di funghi, 3 uova, 50 g di farina, 20 g di zucchero e sale. Per la terra di funghi, mezzo chilo di cartongelli, le erbette, maizena, acqua di funghi. Per la glassa di Tintilia, mezzo litro di vino Tintilia del Molise, del glucosio, chiodi di garofano. Per la fonduta, 200 g di caciocavallo podolico e 400 ml di panna fresca. E per finire il piatto, dei petali di cipolla di Isernia caramellati e delle chips di polenta. Patate di San Biase, funghi, tartufo, caciocavallo podolico, cipolla di Isernia, Tintilia, che è il vostro vino tipico. Avevi ragione, cara Simona, questo piatto parla proprio della tua terra, delle sue eccellenze, della sua cultura gastronomica. Sono molto curiosa di assaggiarlo, allora rimbocchiamoci le maniche, tu che ce le hai oggi, e diamoci da fare. Da dove si parte? Allora, si parte dalla base del piatto, il tartufotto. Sì. Prendiamo le patate di San Biase, le laviamo per bene, le sbucciamo, tagliamo a fettine di un mezzo centimetro. Le condiamo con sale, olio, pepe, rosmarino, timo, alloro e qualche fettina di tartufo e le mettiamo nel sottovuoto, le tiriamo quindi via l'aria e le facciamo cuocere nel runner a 87 gradi per un'ora circa. Perfetto, per chi non avesse il runner, che sappiamo è uno strumento professionale, come può provvedere? Qual è l'alternativa? Certo. Runner, metodi di cottura moderni, sì. Una volta si faceva sotto la coppa la patata, quindi si cucinava alla brace o al cartoccio, quindi anche al vapore, quindi ci sono diverse tecniche per cuocere. Possiamo tornare alle origini per cucinare anche in questo modo. Sì, va certo. Bene, dopodiché, dopo un'ora di cottura, che cosa succede? Allora, si aprono i sacchetti, si schiacciano le patate, sì. E si prepara questa polpettina, che poi è il tartufotto. Come? Quindi si aggiunge l'uovo,
del sale, se manca un pochino bisogna sempre regolarsi un po' di sale, si aggiunge un altro pochino di tartufo, si scaglia del pecorino di montagna e si assemblano tutti gli ingredienti e si formano appunto queste polpettine. E quindi queste polpette avranno un cuore fondente, filante, che buono! E siamo a posto così allora? No. Ah no? Bisogna panarle con i semi di papavero e poi infornarle a 180 gradi per circa 15 minuti. Perfetto Simona, sei bravissima, ma io ti devo fermare un attimo perché è arrivato il momento di vedere il nostro primo servizio di questa puntata. Andiamo a curiosare tra le eccellenze della gastronomia molisana. Regione piccola e giovane, il Molise si estende in un territorio montuoso e collinare, bagnato dal mare. Da sempre via di passaggio per la transumanza abruzzese, ne ha assorbito il folklore e la tradizione culinaria. Basti pensare alla pasta, dove tra i formati spiccano i cavatelli, piatto principe della cucina molisana, una tipologia di gnocchetti dalla forma incavata, atta a raccogliere i condimenti con cui vengono accostati, preservandone ed esaltandone il gusto. Poveri per quanto riguarda gli ingredienti base, composti da semola, di grano duro, acqua e sale, vengono realizzati rigorosamente a mano e sono considerati uno dei più antichi formati di pasta. Altrettanto storica e pregiata è la lavorazione della carne di suino, utilizzata per condire primi piatti ma anche per preparare deliziose specialità insaccate come la famosa soppressata, diffusa in tutta la regione e nei paesi limitrofi. Tradizionalmente macinata e lavorata a mano, con aggiunta di piccole quantità di lardo, viene condita con sale e pepe in grani. Ad accentuare il suo sapore rustico e intenso è la lunga stagionatura, che offre al palato note di legna bruciata, che si aggiungono a quelle naturali di funghi e muschio. Il suo sapore corposo si sposa a meraviglia con quello del caciocavallo di Agnone, eredità della civiltà della transumanza fin dai tempi della Magna Grecia. Un formaggio a pasta filata stagionata, la cui produzione è fiorente in questa piccola regione grazie a condizioni climatiche ottimali. Dopo una breve maturazione di 20 giorni, viene messo a stagionare, spesso in grotte naturali, per un minimo di 3 mesi. E come dimenticare il Tintilia, unico vitigno DOC veramente autoctono di questa regione, la cui produzione è consentita solo nelle province di Campobasso e Isernia. Nonostante la sua produttività sia relativamente bassa, il vino a cui dà origine è considerato una vera eccellenza molisana e si caratterizza per un profumo intenso, dal sapore gradevole, che si presta in maniera ottimale sia come vino da tavola sia per la realizzazione di gustose ricette, in particolare a base di carne. Per quel che riguarda i dolci, invece, il Molise condivide con l'Abruzzo la tradizionale cicerchiata di carnevale, un dolce composto da piccole sfere di miele simile agli struffoli napoletani, nelle varianti a liquore o a limone. Cara Simona, di nuovo pronti a cucinare, abbiamo preparato la base del tuo piatto, il tartufotto, e adesso come continuiamo? Allora, adesso ci dedichiamo alla preparazione dei funghi. Facciamo la spugna di funghi porcini. Poniamo tutti gli ingredienti in un frullatore, li frulliamo per bene, li setacciamo e li poniamo in un sifone da cucina. Sì. E così è pronto per essere appunto spugnato. È un passaggio semplice questo, vero? Sì. Dopo esserci occupati di questa spugna di porcini, ci sono i cardoncelli. Quelli più piccoli li teniamo da parte per le decorazioni, mentre l'altra parte la tagliamo finemente e li poniamo ad essiccare nel forno per 5 ore a 60 gradi. L'altra parte, quella che abbiamo tenuto da parte, la condiamo con sale, olio, del timo, un po' di pepe, la mettiamo nei sacchetti del sottovuoto e la cuciniamo nel runner a 67 gradi per 2 ore e mezzo circa. E per ottimizzare questi tempi di che cosa ci possiamo occupare? Allora, possiamo prendere l'acqua dei funghi e ci facciamo una piccola glassa con della maizena, così che poi quando i funghi cardoncelli, che sono nel frattempo cotti nel runner, saranno pronti, possiamo infilarli nel forno a 300 gradi, quindi li facciamo arrostire e li possiamo così glassare con questa acqua dei funghi. Benissimo, il piatto sta prendendo forma felicemente e tu adesso raggiungerai i ragazzi dell'Italia Chef Academy che seguiranno le tue istruzioni alla lettera perché sono bravissimi, ok? È arrivato il momento di accogliere il nostro ospite di questa puntata. La Pasqua è passata, la stagione delle vacanze si è inaugurata e chissà quanti di voi avranno preso un aereo per destinazioni più o meno lontane
E quanti si saranno domandati davanti al vassoietto pieno di ciotole colorate, ma chi ha deciso questo menù e secondo quale logica? Noi oggi siamo pronti ad accogliere Davide Coppo, che per la rivista Studio ha visitato le cucine di LSG Sky Chef, l'azienda leader del catering in aereo. Tutto questo lo faremo però dopo il nostro servizio che ci porta come sempre la scoperta dei sapori italiani. Se negli ultimi anni siamo riusciti a mantenere in vita prodotti come il peperone dolce di Altino, lo dobbiamo certamente anche al progetto europeo Leader, che ha finanziato moltissimi progetti locali di tutela e sviluppo del territorio e dei suoi prodotti, permettendo alle singole realtà locali di impegnarsi in prima persona sfruttando le proprie capacità di azione collettiva. Ma veniamo al nostro peperone. Il peperone dolce di Altino è un prodotto tradizionale coltivato tra il comprensorio tra il fiume Sangro e il fiume Aventino, nell'oasi di Serranella, tra Altino, Rocca Scalegna, Archi, Perano e Sant'Eusanio del Sangro. Ha un alto contenuto di vitamina C, in più è molto ricco di capsaicina e viene per questo utilizzato nei salumi per il suo potere antimicrobico, quindi è un potente conservante. Risale al XVIII secolo. Questo prodotto veniva coltivato dai nostri nonni che lo utilizzavano sia come produzione per un uso proprio sia come produzione per la commercializzazione, ovvero più che altro si utilizzava per un vero e proprio baratto con altri prodotti del territorio. Le realtà locali hanno potuto contare sul supporto dei GAL, i gruppi di azione locale che gestiscono i fondi del progetto Leader e a cui partecipano soggetti sia pubblici che privati, che hanno finanziato e supportato anche tecnicamente le loro attività. Prima della nascita dell'associazione, la produzione del peperone era ridotta a pochi quintali. Nel 2009 nasce l'associazione, che serve per rilanciare e per valorizzare la tipicità di questo prodotto. L'iniziativa che contraddistingue l'associazione è il Festival Peperone Dolci d'Altino Paleo Culinario delle Contrade. È un paleo dove viene dato un premio come miglior menù a base di peperone. La nostra è una realtà rurale che si fonda su tanti prodotti di eccellenza. Niente di meglio che a salvaguardarli siano progetti locali, come quello dell'Associazione di Altino. L'associazione gestisce anche un museo del peperone che racconta appunto tutta la storia del peperone dolce di Altino. L'associazione cerca di cogliere le opportunità mano a mano che si presentano, soprattutto nel portare al di fuori dei confini del territorio il nostro prodotto e ha creato un marchio di tutela che viene utilizzato per la riconoscibilità e non contraffazione del prodotto. Addirittura grazie al GAL Maiella Verde abbiamo avuto il riconoscimento del presidio Slow Food. Grazie a questo prodotto abbiamo visto che la comunità ha iniziato a crescere. Quindi per noi è anche una questione di orgoglio per la crescita, di questa comunità. Bentornati, finalmente è arrivato il momento di conoscere il nostro ospite di questa puntata. Eccolo qui, Davide Coppo, giornalista, editor per la rivista Studio e che ha scritto un pezzo sul cibo che consumiamo in aereo che ci ha incuriosito tantissimo. Tu per scrivere questo pezzo hai dovuto visitare i 20.000 metri quadrati delle cucine di LSG Sky Chef, che è l'azienda leader per il catering in aereo. Giusto per dirvi qualche numero, prepara 578 milioni di pasti in 214 aeroporti in 51 paesi. E allora Davide, che cosa ti sei trovato davanti? Guarda, la cosa più impressionante, come dici tu, sono i numeri. La metratura enorme e il numero di pasti che vengono prodotti ogni giorno in tantissimi paesi in tutto il mondo. La cosa più interessante probabilmente è la differenza di cucine che ci sono, perché tra tutte queste varie compagnie ci sono compagnie di diversi paesi che fanno diverse tratte aeree e quindi devono utilizzare diversi metodi di cottura per diverse ricette.
E quindi ci si trova a passare da una cucina italiana con uno chef romano che cucina una gricia a fianco a dei cuochi coreani con le loro strumentazioni che preparano ricette coreane per una compagnia magari che fa una tratta asiatica, e poi a una cucina cinese, e ognuno di questi questi scomparsi utilizzano la loro strumentazione e i loro fuochi, che sono tutti diversi, per rendere al meglio la pietanza. Io direi è una fusion non nei piatti ma con gli spazi, no? Perché loro lavorano gomito a gomito. Sì, sì. Ed è questo il bello. Mi incuriosisce, quando sono davanti a questi vassoietti in aereo, la cura maniacale per l'estetica. Ma è solamente una questione di immagine questa cura maniacale per le compagnie, tra l'altro aeree? No, in realtà l'estetica è sempre funzionale, soprattutto quando si vola in aereo. Volare è un'esperienza di solito piuttosto noiosa, devi stare fermo su un seggiolino costretto per ore e ore, l'unica cosa che puoi fare è alzarti e camminare su e giù per un corridoio. Quindi l'intrattenimento è una componente fondamentale del viaggio per le compagnie, per questo abbiamo gli schermi con i film e i giochi davanti a noi, però quello è un intrattenimento in cui la fruizione è passiva. Il cibo svolge un ruolo fondamentale nel rendere la fruizione attiva. Ed è per questo che l'estetica serve a distrarre il passeggero. Il vassoio deve essere bello e ogni cosa deve essere impiattata in un modo che riesca a creare forse anche dell'immaginazione in chi poi va a mangiarlo. Certo, ma oltre alla forma pensiamo anche alla sostanza di quello che ci propinano a bordo degli aerei. Perché io ho sempre pensato, anche le migliori compagnie aeree non è che ci facciano gustare gli stessi menù, cioè magari non abbiamo la stessa percezione di come quando siamo al ristorante. E ho pensato che dipendesse anche dai metodi di preparazione, di conservazione anche. Forse ci sono altri motivi, andiamo oltre? Sì, ci sono vari motivi, volando a 10.000 metri più o meno in quota. La depressurizzazione, l'aria condizionata e le vibrazioni dell'apparecchio causano dei cambiamenti sul modo in cui percepiamo i sapori. La sapidità, per esempio, è ridotta del 30%, il gusto degli zuccheri del 20%. E quindi si tratta, per i cuochi che cucinano a terra un cibo che verrà consumato in aria, di ricreare completamente un equilibrio totalmente nuovo. Non si fa aggiungendo più sale o più zucchero, ma si gioca con degli odori, con delle spezie, si crea completamente un piatto quasi diverso da quelli che mangiamo al ristorante. E quindi immagino, Davide, che sia molto difficile da parte degli chef preparare questi menù da consumare poi a bordo degli aerei. È complicato. Eh sì, anche perché dobbiamo giochicchiare lì, dobbiamo pensare anche ad altro, non tanto al gusto, ai noi, però poi c'è il viaggio che compensa tutto. Grazie Davide per essere stato qui. Grazie a voi. Agustibus, che cosa bolle nella tua pentola personale per la rivista Studio? Abbiamo appena mandato in edicola il nostro 34esimo numero. È uscito pochi giorni fa e ha una doppia copertina con Michele De Lucchi, l'architetto designer, e la scrittrice Sally Rooney. Parlerete del Salone del Mobile. È un grande speciale sul design, appunto, per il Salone del Mobile che ha alle porte. Sempre molto interessante. Grazie a Davide Coppo. Noi continuiamo il nostro viaggio nell'Italia dei sapori con il nostro ambasciatore del gusto, Anthony Pett, immancabile. Dove sei questa volta, Anthony? Ciao Roberta, oggi non sono in giro per l'Italia, bensì a Roma. Sto per raccontarvi di una pasticceria che ha fatto la storia gastronomica nella capitale, il Tornatora. Scopriamolo insieme! Ciao Giuseppe! Ciao Anthony! Giuseppe, arrivando ho notato la vostra bellissima insegna. So che ha una storia particolare, me la vuoi raccontare? Tanti anni fa, con i fratelli iniziammo, poi quando ho cominciato le attività con i figli ho ritenuto di fare questo marchio nuovo con il cognome, quindi decidendo di mettere il Tornatora per distinguere anche dai nomi dei vari fratelli. E a questo punto sono curioso di vedere il vostro concetto di lavoro. Vieni che ti accompagno. Andiamo, andiamo. Ciao Sabrina. E qui è dove nascono le vostre gustose creazioni. Ma qual è la politica nella scelta della materia prima, Giuseppe? Beh, la politica è quella di scegliere sempre prodotti al massimo, che siano frutta o prodotti da laboratorio o cucina. Tutto il meglio di quello che offre il mercato, perché così poi possiamo fare anche un prodotto importante.
Voi siete conosciuti per l'eccellenza nella produzione dei dolci, ma anche la gastronomia, fino ad arrivare nel periodo estivo ai gelati. È un prodotto naturale, un prodotto freschissimo, fatto tutti i giorni, ed ha riscosso anche quello un bel successo. A questo punto andiamo a vedere tutto. Andiamo il resto. A vedere. Andiamo, resto. Andiamo. Giuseppe, in una città come Roma sicuramente la concorrenza non manca per quello che producete, ma qual è il segreto del vostro successo? Ma sicuramente aver ricercato nel tempo prodotti adatti al nostro palato, quindi prodotti leggeri, basso contenuto di zucchero, di grassi, e da sempre abbiamo mirato a questo ragionamento. Ma c'è un metro di giudizio su cui basate la vostra qualità e allo stesso tempo anche la numerazione? Noi abbiamo sempre mirato a fare grandi numeri, perché l'impostazione che facciamo con molti dipendenti, poi dobbiamo mirare anche a fare i numeri. Riteniamo, con quello che offre il mercato, che il nostro prodotto è importante per come è fatto, soprattutto la leggerezza e la sfogliatezza che c'è. Bene, vediamo infatti che ha una grande... E adesso ti faccio vedere dentro... Questo è quello che dicevo è io. Visibile, visibile. La sfogliatezza. Ma a me mi è venuta tanta voglia, Giuseppe. Tu lo sai che l'assaggio è la parte finale che io preferisco. L'assaggio io direi che non deve essere il cornetto, ma la nostra specialità. Ah. Una mousse di fragoline con fragoline di bosco. Bene. Io ti ringrazio per avermi raccontato la tua storia. Io vi do appuntamento alla prossima puntata, dove sarà una sorpresa. E ricordate, Italia da gustare, Italia più bella! Bentornati in cucina, siamo in piena fase di preparazione del nostro tartufotto su fonduta di caciocavallo podolico che rappresenta il Molise quest'oggi. Vedete, anche Simona, la nostra chef, è sempre pronta, procede spedita, vero Simona? Tutto ok? Direi allora, è arrivato il momento di collegarci con la nostra biologa nutrizionista Maria Cassano, alla quale chiediamo dei preziosi consigli su come prepararci alla bella stagione dopo le abbuffate pasquali. Maria, a te la linea! Buongiorno Roberta e bentrovata. Dunque, la Pasqua rappresenta proprio l'arrivo della primavera e con la primavera noi sentiamo proprio la necessità di alleggerire i nostri piatti e quindi di liberarci anche di tutte quelle che sono le tossine che abbiamo accumulato durante l'inverno. Ma al tempo stesso la primavera, quindi con l'arrivo dell'aumento della temperatura, sicuramente ci porta a togliere quelli che sono i vestiti più pesanti, i nostri cappotti, e quindi ci mettono, se vogliamo, in contatto con quelle adiposità localizzate che magari sono lì da troppo tempo e che quindi ci fanno ricordare che l'estate è vicina. Quindi che cosa fare? Allora, il primo passo da compiere è sicuramente quello di non avere fretta, perché generalmente quando iniziano le alte temperature iniziamo a sentire la necessità di metterci a dieta, di fare attività sportiva, quindi mettiamo il nostro corpo sotto, come dire, delle sollecitazioni improvvise. Quindi ecco, sicuramente non avere fretta, iniziare sicuramente ad alleggerire i nostri piatti, quindi ridurre l'eccesso di grassi in modo tale che questo possa alleggerire la nostra digestione. Bere moltissima acqua, perché il nostro corpo ha bisogno di liberarsi dalle tossine accumulate durante l'inverno. Ridurre sicuramente il tasso degli zuccheri, che come sappiamo tutte le farine bianche, i dolci, possono attivare in maniera eccessiva i nostri livelli di insulina e mettere in stoccaggio i grassi. Come sappiamo l'insulina non mette soltanto in accumulo i grassi, ma al tempo stesso crea infiammazione del nostro corpo, e in questa fase dell'anno noi abbiamo proprio bisogno invece di alimenti antinfiammatori. Quindi sicuramente via libera a tutti quegli alimenti di stagione come frutta e verdura, limone, frutti rossi, broccoli, comunque variare i colori che ci mette a disposizione la natura, proprio per prendere tutte quelle che sono le sostanze nutritive di vitamine e sali minerali che ci aiutano in questo processo che appunto ci porta verso la primavera.
Infine, Roberta, facciamo attenzione all'attività fisica. Se non siamo allenati, evitiamo di attivarci con attività fisiche troppo intense. Quindi sicuramente iniziamo ad attivare il nostro corpo con delle lunghe camminate, dello yoga, della meditazione. Quindi, come dire, siamo attenti anche al nostro livello di respirazione. Quindi, in modo tale che poi possiamo arrivare, come dire, con l'arrivo dell'estate, magari ad essere pronti ad attivarci a attività fisiche più intense e magari all'aria aperta. Grazie Maria, sei sempre così esauriente nei tuoi consigli. Tra poco scopriremo il risultato finale della ricetta che rappresenta al meglio il Molise, la regione protagonista della nostra puntata. Qui a Gustibus, piccolo break pubblicitario, state con noi, ci vediamo tra pochissimo. Eccoci di nuovo insieme, Simona, pronta a completare la tua ricetta? Certo. E allora, per chi si fosse perso la prima parte della puntata, noi abbiamo realizzato, abbiamo cominciato con i primi passaggi preparando un tartufotto di patate, una spugna di porcini e la polvere di funghi cardoncelli. E adesso? Esatto. Adesso prepariamo la glassa di Tintilia. Che è il vino d'eccellenza proprio del Molise, quindi che buono. Ed è un procedimento molto semplice, basta versare il vino in una padella, aggiungere il glucosio, dei chiodi di garofano e far ridurre il liquido, aspettare che si addensi e si raffreddi. Benissimo, e mentre si raffredda la glassa di Tintilia, noi di che cosa ci possiamo occupare? Magari della fonduta del caciocavallo podolico, che è tanto buono anche dalle mie parti, vabbè. Esattamente, facciamo la fonduta, poniamo in una pentola la panna, a bagnomaria, la facciamo riscaldare facendo non superare i 60 gradi, aggiungiamo il caciocavallo podolico, lo facciamo sciogliere finché si addensa, aggiungiamo un uovo, mescoliamo ancora per 5 minuti e la fonduta è pronta. Filtriamo e poi è pronto, immagino. Sì. Mi sembra di capire che siamo agli sgoccioli, pronti ad impiattare, giusto? Sì, sì. E allora tu raggiungerai di nuovo i ragazzi dell'Italia Chef Academy, io arrivo tra poco perché è arrivato il momento di introdurre una novità. Da oggi e per 8 puntate inizia una nuova collaborazione della quale siamo molto orgogliosi. Ci colleghiamo con Milano, dove c'è Erika Liverani, che insieme ad un sous chef molto speciale cucinerà per noi un piatto tipico della tradizione gastronomica molisana. Linea Milano, ciao Erika! Ciao Roberta, la ricetta che ho scelto per la regione del Molise è un piatto che a me piace tantissimo perché coniuga due realtà molto sentite di questa regione, la realtà marina e la realtà agricola. Sono dei cavatelli di rucola con una crema di ceci e cozze. Allora, cerco la ricetta nell'applicazione e la invio al mio sous chef. Vi leggo gli ingredienti che sono 175 g di farina zero, 50 g di rucola ovviamente lavata, 125 g di semola rimacinata di grano duro, 100 g di acqua e 10 g di olio extravergine d'oliva, mi raccomando. Per la crema di ceci e cozze invece serviranno uno scalogno, un rametto di rosmarino fresco, un peperoncino piccante se piace, 60 g di olio extravergine d'oliva, 200 g di ceci bianchi lessati e sgocciolati, 200 g di acqua, sale e pepe, uno spicchio d'aglio, un rametto di prezzemolo, sempre lavato, 250 g di cozze pulite e sgusciate, 20 g di vino bianco e 10 g di pomodorini ciliegia tagliati in quarti. E ora diamoci da fare e iniziamo a impastare i cavatelli. Mettiamo 75 g di farina zero, 50 g di rucola. Posizioniamo il misurino e polverizziamo la rucola insieme alla farina. Ok, riuniamo tutto sul fondo con la spatola e a questo punto aggiungiamo la restante farina, la semola, 100 g di acqua, 10 g di olio extravergine e riposizioniamo il misurino. Perfetto. Togliamo l'impasto ottenuto e lo compattiamo con le mani. Ok, facciamo dei cordoncini e tagliamo dei pezzetti di un paio di centimetri di lunghezza. E ora con un po' di manualità, col dito indice medio, si preme, si fa scorrere fino a formare i cavatelli. Adesso ci possiamo occupare della crema di ceci.
Pensate che i cavatelli sono un formato di pasta fra i più antichi in Italia. Pare che già nell'epoca di Federico II fossero diffusissimi. La crema di ceci è pronta e adesso possiamo occuparci delle cozze. Le cozze sono pronte e le metto sopra i cavatelli precedentemente cotti in acqua salata. Faccio insaporire tutto, una giratina alla pasta e ora procediamo all'impiattamento. Ovviamente quello che dico sempre io è di mettere un tocco personale nei piatti che facciamo e in questo caso io ho preparato insieme al mio aiutante una polvere di capri che secondo me su questo piatto ci sta benissimo. Il piatto è pronto, buon appetito e alla prossima! Bentornati, mentre guardavate il servizio la nostra chef di oggi Simona De Castro si è allontanata per curare gli ultimi dettagli del suo tartufotto su fonduta di caciocavallo podolico. E allora vado a dare un'occhiata anch'io, anzi venite con me, andiamo. Ragazze, chef, girl power, potere alle donne oggi, siamo una squadra tutta al femminile, che bello, che meraviglia questo piatto, mi ha conquistato ancora prima di assaggiarlo, perché la verità, per i colori, per il profumo, come l'hai assemblato Simona? Allora, ho versato alla base del piatto la fonduta di caciocavallo, sì. Al centro ho posizionato il tartufotto, patata, tartufo. Poi ho posizionato al lato la chips di polenta, l'agostinella, la polenta molisana. E poi ancora la spugna di funghi e tartufo, il funghetto glassato che abbiamo cotto al forno, prima al sottovuoto, poi al forno. Sì. E poi in fondo il petalo di cipolla di Sernia. È un piatto molto ricco, elaborato, e tu con disinvoltura sei stata davvero molto abile nel prepararlo. Grazie, complimenti. Grazie, si hanno anche seguita le nostre ragazze che abbracciano la tua stessa fede, quindi ci fa molto piacere. Tra l'altro hai racchiuso tutte le eccellenze del tuo territorio, la glassa di Tintilia, che vediamo anche ai lati del piatto, e quindi c'è tutto, colore e sapore. A chi lo dedichiamo? Alla mia terra. Beh, il piatto è genuino come la mia terra e come lo sono i suoi abitanti, quindi lo dedico alla mia terra. Forza Molise, vai, diciamo. Grazie alle ragazze che hanno cucinato per noi quest'oggi, ovvero Melania e Michela. Se avete perso qualche passaggio di questa ricetta e di tutte le altre della nostra nuova edizione di Gusti, possono diretta che consultare il nostro sito www.lasette.it/gustibus. Io ringrazio la nostra chef Simona De Castro, che ricordiamo è chef del ristorante Monticelli Saperi e Sapori a Campobasso. Grazie. Salutaci tutti. Grazie. Vi lascio con le anticipazioni della prossima puntata, vi do appuntamento tra una settimana qui con noi a Gustibus sulla 7. Buon appetito e buona domenica. Grazie a tutte. Grazie a te. Ciao. Dalle Alpi alla pianura padana, passando per città d'arte e piccoli borghi, la Lombardia è una regione il cui patrimonio paesaggistico, artistico e culturale non ha nulla da invidiare a nessuno. Con i suoi laghi, le sue aree naturali protette e la sua campagna, a fare da contrappunto a città internazionali e moderne, Milano in testa, questa regione offre a chi la visita un ventaglio di esperienze uniche e straordinarie. Da qui partirà la nostra prossima puntata. Ci vediamo tra 7 giorni.